Questo sarà il carro più bello di tutta la parata della festa delle mele di Sanrio. Lo spero proprio, Pom Pom. Ma ci pensi che il nostro carro è anche un dolce squisito? È una specialità della caffetteria, la torta di mele. La mia preferita, come quella che fa mia madre. E quando la parata si fermerà, tutti quanti potranno prenderne una fetta. Soprattutto io. Sbrighiamoci, ragazzi! Oh no! I carri sono partiti senza di noi! Non ci vedo più! Ora sì! La parata sta iniziando! E continuiamo a trasmettere in diretta la 61esima edizione della Festa delle Mele della città di Sanrio. Ed ecco il carro di My Melody, un'enorme mela di ceramica. Una mela che fa male ai denti. A seguire il carro di Keroppi, rigorosamente decorato con mele candite, mele caramellate, ma anche con mele semplici. Non semplici, ma dal sapore genuino. Le mele di Kuromi invece sono diventate dei teschi. Genuine e terrificanti. Ah, io le chiamo mele da paura. Aspettate! Ed ecco che arrivano all'occhetti Pom Pom e Cinnamorol. Sul loro carro, wow, c'è una torta di mele gigante. Oh, mi correggo, una torta di mele capovolta. Anzi, un pasticcio di mele. Almeno così possiamo assaggiarla. È buonissima. Non è successo nulla, Lochetti. Già, non avevo mai visto una parata così avvolgente. Sì, ma ho fatto un disastro. Ti aiuto io a pulire. Cannella. La torta più buona di tutti. Una vera e propria esplosione di gusto. Buona. Ne voglio ancora. Che buona. Grazie a tutti. A questo punto prendo un po' di forchette e beh, un sacco di tovaglioli. Ciao amici, grazie per aver guardato le avventure di Hello Kitty e i suoi amici. YouTube e non dimenticate di attivare le notifiche così da non perdere le nostre prossime avventure.